Ciao amici di Football Senet, eccoci qua, ben ritrovati con un nuovo video. E qui è un video speciale, un video che probabilmente spero che tutti voi stiate aspettando. Alcuni avranno già fatto l'asta del fantacalcio e quindi magari questo video sarà inutile, però la maggior parte di voi credo lo farà, la farà l'asta in questi giorni, insomma finite le prime due giornate, è finito il calciomercato. Quindi io spero di esservi d'aiuto con questo video. Come sapete, sul nostro canale l'esperto di fantacalcio è Franz, ma diciamo che per risultati ottenuti anche nelle leghe private con Franz posso dire di averne le competenze. Non è una percettina Franz assolutamente, o forse sì, però diciamo che Franz si occupa più di Kickest. Ho voluto fare un video introduttivo io, più che altro anche nella gestione. Andremo a vedere due cose importanti: i consigli, e dividerò questi consigli in quattro ovviamente, tra portieri, difensori, centrocampisti e attaccanti. E poi andrò a darvi per ogni reparto, quindi usciranno quattro video di questo tipo, per ogni reparto vi darò dei consigli su come gestire il vostro budget. Ovviamente non so le cifre, quindi magari vi farò degli esempi, ma in generale parlerò più di gestione del budget in percentuale. Dopo questa intro un po' più noiosa, andiamo con le cose divertenti, le cose che ci piacciono, il fantacalcio. Allora, siamo all'inizio dell'asta, avete tutto il budget a vostra disposizione, però non sapete come usarlo. Primo consiglio che vi do subito, e qua segnatevelo: non spendete tutto all'inizio. Non fate il ragionamento del tipo, ma sì tanto ne ho tanti, ma sì tanto se spendo un po' di più qua, un po' di più là, perché alla fine quei crediti vi mancheranno per costruire il reparto offensivo, soprattutto se andate in ordine. Quindi quello che vi posso consigliare è stanziarvi un budget più o meno. Ovviamente poi l'asta non è tutto come si può prevedere a tavolino, ma stanziarvi un budget per determinati reparti. Sui portieri io vi consiglio personalmente di spendere il 10% massimo del vostro budget. Poi ci sono occasioni, andare più o meno a listare, a dividere i portieri. Li dividerei quest'anno così, e adesso vi spiego cosa faccio. Dopo che avete listato i portieri, decidete più o meno quanto all'incirca potreste pagare ognuno. E anche per i portieri è più facile questo lavoro perché sono di meno. E poi andate a cercare di spendere quella cifra lì. Se riuscite a risparmiare, meglio ancora. Se andate un po' oltre, sforate, cercate un po' di rientrare nel budget in modo da seguire un copione, un'asta come vi siete prestabiliti. Allora, dividendo i portieri, quest'anno manca il miglior portiere della Serie A della scorsa stagione, cioè Gigio Donnarumma, e quindi possiamo dire che ci sono due top. Andiamo a vedere più o meno nel listone. Ci sono due top, i due top sono Handanovic e Szczęsny. Szczęsny reduce, dal momento in cui sto registrando questo video, da una pessima partita con l'Udinese, però a prescindere da tutto sembra essere comunque abbastanza affidabile, soprattutto la Juve di Allegri di solito, poi quello che si è visto con l'Udinese un po' meno, è una squadra solida che concede poco, che subisce pochi gol, e ieri diciamo che le due papere di Szczęsny hanno fatto sì che la Juve prendesse due gol, ma in generale la difesa è molto, molto solida. Quindi diciamo che questi due sono usato sicuro. Su Handanovic diciamo che il portiere anche lui è un po' in calo questi ultimi anni, però la difesa di Inzaghi non è una difesa solida come quella di Conte, però comunque sono due portieri che sono assolutamente affidabili, proprio perché non sono in un momento brillantissimo entrambi. Non vi consiglio di fare follie, nel caso prendeteli secondo me. Ipoteticamente, se fate l'asta con 500 crediti, vi consiglio di spendere massimo 50 per la porta, e quindi potenzialmente a 40-45 per entrambi. Ovvio che poi, se prendete uno di questi due, vi consiglio di prendere il secondo di questo qui, e poi un portiere magari, o il terzo, oppure un portiere un po' più economico, giusto per non doverlo mettere sempre il portiere che avete preso. Poi un gradino sotto io ci metto Musso, Maignan, e volendo anche Meret, perché sono portieri affidabili che costano un po' meno. Qua non andrei a pagare la metà di Szczęsny e di Handanovic, però comunque sono portieri che si possono assolutamente prendere. Ci sono tante incognite, perché Musso si trasferisce all'Atalanta, l'Atalanta comunque è una squadra che prende gol, però Musso è un grandissimo portiere, in una big potrebbe fare ancora meglio rispetto a quello che ci ha abituato bene all'Udinese. Maignan, pochi l'hanno visto giocare, arriva in un campionato nuovo, prende una difesa del Milan comunque abbastanza solida, però ecco, l'assenza di Donnarumma e vediamo se sarà in grado di non far rimpiangere, ecco, l'assenza di Donnarumma, che sarà molto importante. Mentre Meret, l'alternanza con Spina non dovrebbe esserci, perché dovrebbe essere Meret il titolare. Napoli di Spalletti sembra una squadra abbastanza solida, quante volte ho detto solida in questo video, però non puntateci, non rischiate troppo anche lì, perché Meret è un buon momento di forma,
ma abbiamo troppe incognite su Napoli, Spalletti anche perché cambia la squadra. Metterei anche in questa lista, lo aggiungo adesso, Rui Patricio, che non avrà una Roma fortissima difensivamente, non ha un reparto tanto compatto, l'anno scorso ha preso troppi gol, però è un portiere affidabile, è un portiere esperto e Mourinho abbassa molto il baricentro delle sue squadre, quindi vedremo una Roma più pragmatica, più concreta e meno all'arrembaggio in attacco, nonostante l'ottimo esordio con la Fiorentina, per cui credo che la Roma non concederà tanti tiri agli avversari. Su invece un altro livello metto Reina, che bisogna stare attenti all'alternanza con Stracosce, quindi se riuscite prendeteli entrambi, perché credo che la Lazio di Sarri abbia bisogno, soprattutto inizialmente, di un po' di assestamento. Quindi abbiamo visto con l'Empoli tanti errori difensivi, perché si passa da una difesa 3 a una difesa 4, diverso modo di difendere, una linea più alta, più aggressiva, più esposta a rischi. E quindi la Lazio va presa un po' con le pinze. Reina potrebbe essere molto utile nel palleggio in impostazione, occhio però magari qualche errore di troppo. Non è Szczęsny, ma comunque il rischio è sempre dietro l'angolo. Per il resto, poi metteranno tutto in un unico calderone dei portieri delle medio-piccole. Ve ne sconsiglio uno, innanzitutto, che è Skorupski del Bologna, di queste medio-piccole, perché Bologna prende sempre, sempre, sempre gol da qualunque squadra. Quindi se lo prendete giusto a poco, pochissimi crediti, perché avete preso un top in porta, che vi fa lui il titolare, io ho fatto così ad esempio l'anno scorso, ho il mio top che fa il titolare, poi ne prendo un altro di un'altra squadra, in modo che poi se c'è Juve-Inter, io ho Szczęsny in porta, e c'è Bologna contro Salernitana, cosa che in realtà per quello Skorupski è rischioso, preferisco, posso rischiare e mettere l'altro portiere. Per il resto ci sono dei portieri più affidabili di altri, ovviamente Audero su tutti consigliatissimo, perché anche D'Aversa comunque cura molto la fase difensiva. Consigli, ha fatto un'ottima stagione, ma è sempre un rischio perché il Sassuolo è un po' ballerino in difesa. Poi ci sono portieri come Silvestri, come Cragno soprattutto, che può fare molto bene. Su Cragno, ecco, ci punterei molto perché è semplice, cura molto la fase difensiva e i portieri di semplice hanno sempre preso pochi gol. E poi potremmo andare anche con Dragoschi, metterlo in questa lista, anche se le squadre italiane non sono una garanzia a livello difensivo. Poi c'è Sirigu al Genoa, che è un altro ottimo portiere, ma il Genoa quest'anno mi convince poco, bisogna vedere. A livello di solidità sicuramente una delle squadre più avanti da questo punto di vista. Insomma, poi ci sono i portieri delle neopromosse come Vicario, come Belec e come Lezzerini, che sono portieri comunque che devono anche attutire il salto dalla Serie B alla Serie A, quindi soprattutto all'inizio potrebbero faticare molto. Questi ve li sconsiglio se non è proprio necessario, che non rimane più nessun altro, altrimenti se potete evitate. Quindi quello che vi ho detto, la mia strategia è questa: scegliete voi il portiere che preferite, non fate follie assolutamente di nessun tipo a livello economico. Se riuscite a prendere uno dei due top, che sono Handanovic e Szczęsny, che però vi consiglio di non esagerare a prenderli, pazientate, di solito comunque i portieri se ne scappa uno, ce ne sono altri e non c'è tanto scarto, non c'è tanta differenza. Quindi se riuscite a prendere un top bene, pagandolo il tutto il reparto, massimo il 10% del budget, massimo, 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 proprio stare larghi. Altrimenti cercate di fare delle alternanze buone, cercate magari di prendere due portieri di livello medio, così che quando uno è un impegno più difficile mettete l'altro, una cosa che può funzionare molto bene. Scegliete il portiere giusto, io ve ne consigliate un po'. Vi sconsiglio anche ad esempio Milinkovic-Savic, che come portiere comunque era un secondo portiere che si è trovato a fare il primo solo perché è andato via Sirigu. Nonostante comunque le squadre di Juric abbiano avuto sempre ottime difese e pochissimi gol incassati, però Milinkovic-Savic non mi convince a livello di portiere. Può fare molto bene con le punizioni. E per il resto, insomma, scegliete voi, io vi ho dato dei consigli. Vi sconsiglio allo stesso tempo anche Zoot dello Spezia, perché lo Spezia con Thiago Motta, insomma, non dà proprio una certezza. E poi Montipò al Verona, perché il Verona con Di Francesco è una delle squadre che più secondo me sorprenderanno in negativo. Non vedo un bel connubio tra Di Francesco e il Verona. Insomma, i portieri ve li ho dati, vedete voi cosa fare, il consiglio è quello lì. Adesso io vi saluto, ci vediamo presto col prossimo video sui difensori, dove andrò più o meno a fare lo stesso ragionamento, lì c'è più carne al fuoco perché ci divertiamo di più. Diciamo che i portieri si inizia l'asta con il reparto più noioso, secondo me, dai difensori e poi centrocampisti soprattutto quest'anno. Ci divertiremo. Bene, io spero che questo video vi sia piaciuto, vi invito come al solito a lasciare un mi piace, a iscrivervi al canale, a seguire i nostri video attivando la campanella, scrivere un commento perché voglio sapere cosa ne pensate voi, così vi rispondiamo un po' a tutti.
e vediamo, possiamo darvi anche consigli. Vi invito anche a partecipare al nostro fantacalcio statistico su Kickest se vi interessa. Guardate poi i video che trovate sul canale di Franz in cui vi spiega tutto. Per ora siamo 83, tipo è una cosa fantastica. E niente, il resto vi aspettiamo presto, aspettatevi tante novità e ci vediamo col prossimo video con me, con la difesa. Pronti e aggiornati. A presto, ciao ciao!